prima riunione dell'Osservatorio regionale per il trasporto aereo, l'organismo fortemente voluto dal Presidente della Regione Renato Schifani per monitorare il traffico aereo da e per la Sicilia e soprattutto per contrastare l'aumento esorbitante delle tariffe, specialmente nei periodi di alta stagione. Il tavolo, che riunisce tra gli altri rappresentanti dei 6 aeroporti siciliani dell'ENAC, della Facoltà di Statistica dell'Università di Palermo e di Confconsumatori, ha l'obiettivo di rendere più funzionali i servizi ai viaggiatori, contrastare il caro tariffe e monitorare il traffico aereo. All'incontro, presieduto dall'assessore regionale ai trasporti Alessandro Aricò, hanno partecipato fra gli altri anche Salvatore Ombra e Giovanni Amico, presidente e rappresentante di Airgest, la società che gestisce l'aeroporto di Birgi, Nicola Chieppa, Francesco Randazzo e Giovanni Scalia di GESAP, società che gestisce Punta Raisi, e Mariano Rodi, presidente dell'aeroporto di Pantelleria. Oggi si insedia formalmente l'osservatorio sul sistema aeroportuale regionale e naturalmente il primo punto all'ordine del giorno è il caro voli. Abbiamo avuto la possibilità di interloquire con i rappresentanti dei 6 aeroporti siciliani, con l'ENAC, con chi rappresenta anche i consumatori e soprattutto avremo anche una mano dall'Università di Palermo per capire e assemblare i dati statistici sui biglietti aerei. Abbiamo fatto sì che gli aeroporti fra di loro possano incominciare ad interagire, abbiamo già deciso di costituire una rete aeroportuale che è precursore naturalmente della creazione dei sistemi aeroportuali, abbiamo l'obbligo di far viaggiare i 20 milioni di passeggeri che provengono, vanno e vengono dalla Sicilia a prezzi più ridotti.